finale di Coppa Italia Lazio-Udinese. Il più cordiale buon pomeriggio da parte di Dario Di Gennaro e Nano Calderisi. La Lazio di Coppa ha mostrato il lato migliore forse dei biancocelesti in questa stagione. Questa gara può rappresentare un'occasione di riscatto rispetto al deludente campionato. 2 punti nelle ultime 7 partite, ma anche forse l'ultima spiaggia per Stefano Pioli. Anche per i friulani la Coppa può rappresentare un punto di rilancio dopo le sconfitte pesanti patite con Fiorentina e Inter. Sì, in effetti hai detto bene, è una partita determinante per la Lazio, ma non tanto per Pioli, che insomma noi siamo allenatori, sappiamo quello che ci aspetta, ma tanto per tirar fuori questa Lazio da questo momento così di difficoltà. E credo che questo passaggio del turno sia fondamentale per dare fiducia e autostima a tutto il lavoro che sta facendo l'allenatore della Lazio. Con Giampaolo Salomone andiamo a vedere le due formazioni 4-3-3 scelto da Stefano Pioli per questa partita. Ovviamente ci sono parecchie defezioni, tanti infortuni per la squadra biancoceleste in questa stagione, con Berisha in porta, Conco, Maurizio, Öt e Radu in difesa, Cataldi, Bilia, Milinkovic a centrocampo, Candreva, Matri e Felipe Anderson in attacco. Sì, credo che l'unica cosa da stare attenti è la posizione di Milinkovic. È vero che è un giocatore che può giocare sia dietro la punta sia come interno di centrocampo, dipenderà un pochettino da come si svilupperà la partita, ma insomma gli esterni sono i soliti. Matri è una buona scelta, credo, perché è l'unico che in questo momento vede la porta, perciò sotto l'aspetto delle scelte credo che Pioli abbia messo in campo la più forte formazione che poteva. Ampia rotazione invece per Colantuono, con l'Udinese che conferma appena 3 giocatori rispetto alla sconfitta patita con l'Inter. Meret in porta nel 3-5-2, Danilo, Domizzi e Pasquale a comporre la linea difensiva. Ampia mediana con Widmer, Iturra, Guilherme, Marchigno, Ali Adnan in attacco, Evangelista e Perizza. Sì, è la squadra che ho seguito di più, perché l'ho seguita praticamente grazie alla Rai, ho commentato tutti i passaggi del turno, ed è una squadra che ha sempre espresso un buon calcio e con grandi iniziative e grande volontà. Sono curioso di vedere Widmer e Ali Adnan, che sono quei giocatori che potrebbero dare quell'ampiezza a una squadra che gioca molto bene e si compatta molto bene nelle linee difensive tra centrocampo e difesa. Buon pomeriggio e buon lavoro anche a Cristiano Piccinelli dal bordo campo. Ho notato, insomma, non c'è certo il pubblico delle grandi occasioni, ma ovviamente c'è la volontà per entrambe di passare il turno. A te. Calcio d'inizio affidato all'Udinese, che attacca da destra verso sinistra. Nei vostri teleschermi sul pallone c'è il numero 23 Marchigno, per lui nel ritorno qui all'Olimpico dopo aver vestito la maglia della Roma. L'arbitro è il signor D'Amato, che dà il via. De Pinto e Musolino i collaboratori, il quarto uomo è Cervellera. Il primo pallone gettato in avanti è subito in fallo laterale, la rimessa è per il francese Conco. Lazio che non ha a disposizione Gentiletti, Basta, Marchetti, Keita, De Vrij, Lulic e Kisna, una serie di giocatori che insomma fanno una squadra di Serie A competitiva. Sì, sì, no, me li stavo osservando anch'io, e quando tu li nominavi mi rendo conto che le difficoltà della Lazio sono sempre all'ordine del giorno, però credo che questo è un momento dove non bisogna guardare gli interpreti, ma bisogna vedere il bene di questa squadra, che secondo me ha sempre lavorato bene, perché conoscendo Pioli, però i risultati molte volte ti mettono un po' di confusione, un po' di difficoltà, un po' di paura, tra virgolette. Adesso c'è il fallo su Perizza, dunque una punizione fischiata da D'Amato all'altezza dei 22 metri, è senz'altro una posizione interessante per l'attacco dell'Udinese. Manca uno degli specialisti, ovvero Totò Di Natale, fra i tanti giocatori non convocati da Colantuono, oltre al Totò nazionale anche Terò, Vaghe e e Carnesis, ovviamente sono rimasti a Udine, ma andiamo a seguire questo calcio di punizione con Ali Adnan, il giocatore iracheno, al pari di un altro atleta friulano. La conclusione finisce sulla barriera, la conclusione di Guilherme, ribattuta inquadratura invece per Marchigno. Sì, sì, è una punizione pericolosissima, erano 3 sulla palla, uno per il tiro forte, uno col destro, uno col sinistro. Ha scelto Ali Adnan, che ha un buon piede e col giro verso l'esterno poteva ingannare il portiere della Lazio. Diciamo, Dario, che questo clima irreale che si nota all'Olimpico non aiuta sicuramente i giocatori. Bisogna dire che siamo quasi più addetti ai lavori che sì, tifosi sugli spalti dello Stadio Olimpico per questo ottavo di finale, che regala un quarto contro la Juventus, campione d'Italia. Se dovesse vincere la Lazio sarà Lazio-Udinese, se dovesse passare il turno la squadra friulana invece sarà Juventus-Udinese, il quarto che si disputerà dopo
le festività natalizie. Ancora un infortunio a terra, il giocatore friulano, il numero 11 Domizzi, se non ho visto male, credo Cristiano sia lui a terra. Lo scontro c'è stato, entrambi sono andati sul pallone, sono quegli scontri anche pericolosi, perché se ci metti la testa qua ti puoi fare veramente male. Invece entrambi l'hanno messa, ma poi l'hanno tirata giù, l'hanno tirata via nel momento di... Credo che abbia avuto una botta sul petto o qualcosa del genere. Staff sanitario friulano ancora alle prese con Domizzi, il giocatore più anziano in campo, uno dei tre confermati da Colantuono in questa sfida per la squadra bianconera. Gli altri due sono Widmer e Itur. Tutti gli altri otto sono nuovi, detto dei quattro che sono rimasti a Udine, ha mandato invece in panchina Piris, Edenilson, Lodi e Bruno Fernandes. Colantuono che anche lui cerca con questa coppa di riscattare un campionato che va su e giù a seconda delle giornate. La formazione friulana arriva da due sconfitte molto pesanti, 3-0 dalla Fiorentina e 4-0 in casa dall'Inter. Due batoste nelle quali la squadra bianconera non è riuscita neanche ad andare in gol. Intanto qui Ali Adnan fallisce clamorosamente il suo tentativo di cross. Sì, come l'hanno preparato i due allenatori in modo molto diverso. Uno ha dei problemi seri di infortuni, di giocatori importanti che per tanto tempo anche non hanno giocato. Dall'altra parte invece la gestione di questa partita, pensando a quello che deve succedere in campionato, perché in effetti hai detto grande cosa, una grande cosa di tu, è un Udinese che fa delle buone partite, ma anche delle partite non ha quella continuità che serve. Esatto, il colpo di testa di Milinkovic che spizza il pallone in avanti per Matri, recupera il centrocampo dell'Udinese che, ricordiamo, essendo una mediana composta da 5 uomini, è molto folta, difficile da superare e attentissima sui palloni diretti fra le linee degli attaccanti della Lazio. E poi mi sono interessanti questa accoppiata davanti, Perizza, che ha sempre fatto bene anche nell'ultima partita in casa con contro l'Inter 2, però no, anche in Coppa Italia ha fatto veramente molto bene, se non sbaglio segnò anche un gol molto importante. Con questo ragazzo intorno, questo brasiliano, potrebbero essere insieme la coppiata ideale per mettere in difficoltà una Lazio. Felipe Anderson, anche da lui Pioli si aspetta un cambio di marcia in questa stagione dopo aver strabiliato l'anno passato. Lazio che adesso viene aggredita sulla tre quarti, c'è il fischio di D'Amato che ferma il gioco, il fallo è proprio di Perizza, giovane croato in gol nella Coppa Italia contro l'Atalanta. Esatto, è quello che volevo dire io, che tra l'altro l'ho vista. Udinese che arriva a questo ottavo di finale dopo aver superato il Novara ad agosto 3-1 e poi aver battuto all'inizio di dicembre anche l'Atalanta, sempre con lo stesso punteggio 3-1. Paradossalmente un Udinese che segna tanto in Coppa, 6 gol in 2 gare, ma ha segnato pochissimo in campionato, 14 partite sin qui. Attenzione adesso, il movimento di Cataldi, il retropassaggio con la Lazio che cerca di gestire la sfera sulla tre quarti. Biglia prova ancora l'appoggio su Cataldi, ma il dai vai non si chiude, a buon gioco la difesa friulana. Sì, sto osservando un attimino la Lazio come si è messa in campo, perché credo che i due interni sono abbastanza alti entrambi, a differenza dell'Udinese che cerca con un centrocampista, a volte Marchigno, a volte Iture, di andare a dar fastidio a Biglia. Però sono tre centrocampisti contro tre, praticamente si stanno in mezzo al campo mettendo nello stesso modo per cercare di impedire alla squadra avversaria di iniziare il gioco con facilità. Secondi portieri in azione in questa partita per la Lazio, è diventata una scelta necessaria dopo l'infortunio a Marchetti, patito proprio contro nella gara di campionato. Qui è proprio Berisha a salvare la prima porta sull'incursione friulana e poi ritorna sui propri passi, attento a recuperare. Ancora una disattenzione difensiva e piovono subito i primi fischi. Eccolo qui, sì, il momento delicato. Mai e poi mai. È un passaggio dettato un pochettino dalla frenesia di mancanza di serenità, perché credo che intanto il passaggio non si dà verso la porta, ma si dà sull'esterno. Però insomma, ha rischiato qualcosa qui, sì, a Lazio sul retropassaggio di Maurizio. Per fortuna che il portiere era molto attento, Berisha, anzi era fuori di 4-5 metri, che ha permesso di salvare un'occasione importante per l'Udinese. Evangelista intanto si disimpegna bene, il pallone in avanti per Iturra, ma ancora Lazio che recupera con Conco largo a destra. C'è spazio per il francese.
Ali Adnan invece non riesce a conservare il possesso palla, si combatte a centrocampo Candreva affiancato da Konko. Milinkovic, rimpallo favorevole al laziale, anzi no, alla squadra friulana, l'ultimo tocco si vede che è proprio del giocatore serbo. Sì, hai detto bene, Milinkovic è un giocatore che nel momento che la Lazio va in possesso palla va a giocare quasi dietro Matri, mentre in fase di non possesso palla diventa il terzo centrocampista. Sembrerebbe un giocatore che abbia un pochino di difficoltà però a trovare una collocazione in campo ben definita, forse natura anche del suo gioco da trequartista, da giocatore che dovrebbe agire fra le linee. Sì, sì, sì. Lui è molto bravo, l'ho visto anche con la nazionale Under 21 contro l'Italia in casa, è un giocatore che tra l'altro ha fatto un gran gol, ha i colpi tecnici, ha buona qualità, forse deve ancora maturare un pochettino per questo campionato, almeno per quanto riguarda una squadra che punta ad andare in alto, però è un giocatore molto interessante su cui si può lavorare. Il rilancio di Meret, 18enne portiere dell'Udinese, ma Biglia di testa, il colpo di testa anche di Cataldi, l'intervento è di Pasquale, ma ancora il pallone gettato in avanti, va alla caccia della sfera Felipe Anderson, Meret è costretto al fallo laterale, disturbato proprio dal pressing del brasiliano. Per il 18enne portiere friulano una grande bella occasione in questa Coppa Italia. Biglia cerca l'1-2 con Matri, l'intervento di Domizzi spezza l'azione della Lazio, subito il rilancio da Perizza per Evangelista, il brasiliano cerca di sfruttare l'occasione che gli ha concesso Colantuono al suo primo gettone in questa stagione in campionato, ancora non ha esordito. Sì, la prima cosa che fanno nel momento sotto pressione i giocatori udinesi, cercano le punte davanti che sono molto strette, molto vicino per aiutarsi, tenere sul pallone, dare i tempi di gioco a una squadra che si abbassa molto e di conseguenza ha bisogno di qualcuno che gestisce i tempi dell'uscita, specialmente sugli esterni, perché sennò fanno fatica ad arrivare. Il rilancio di Domizzi per Ali Adnan, ottimo lo stop in corsa dell'Iracheno, lo affronta con Co che frena la giocata del Medio Orientale in fallo laterale. 10 minuti di gioco, 0-0 fra Lazio e Udinese, ancora squadra bianconera in attacco con Ali Adnan fermato ancora una volta da Konko. A me piace molto questo giocatore Ali Adnan, è un giocatore che ha tanta gamba, poi ha anche la giusta attenzione nelle cose, nelle scelte che fa, è un giocatore che è molto molto interessante. Può ripartire adesso la Lazio con Cataldi che mette in movimento Candreva, rincorso da Pasquale al centro, prova a chiudere anche Danilo, conclusione di Candreva, Meret chiude in calcio d'angolo, bravi entrambi, Candreva a mantenere la lucidità e il portiere a chiudere bene sul primo palo. Sì, a un certo punto si è ritrovato talmente in velocità che non ha potuto neanche guardare dietro se ci fosse stata la possibilità di passare la palla, ma ha dovuto tirare, non è riuscito a angolare, era molto difficile trovare l'angolo opposto. D'altronde lì la scelta è quella, o vai al tiro bello deciso o temporeggi e aspetti che arrivi qualcuno. L'angolo per la Lazio, Biglia al centro, risolve Domizzi nell'evazione, poi prova Candreva al volo, ribatte ancora la difesa friulana, Konko l'ultimo giocatore della squadra biancoceleste nel cerchio di centrocampo. Si allarga adesso sul settore di sinistra Cataldi, il cross al centro, svetta Ali Adnan che dà una mano ovviamente come esterno difensivo in questa circostanza, Candreva, rincorso da Iturra, il traversone di Cataldi, ancora l'Udinese con Widmer che allontana e poi la conclusione dalla distanza arriva per mano di Radu, anzi per il piede del giocatore romeno, palla sul fondo. Ha avuto una grande possibilità, lo stop è stato anche discreto, non è riuscito a prendere la porta grazie anche alla deviazione di un giocatore dell'Udinese, però insomma la Lazio è partita forte, vuole fare le cose fatte bene come sempre, a volte ci riesce, a volte no. Ancora dalla bandierina Lucas Biglia, ancora scodellato al centro questa volta con i pugni Meret, raccoglie Candreva sempre al limite dell'area, distribuisce al vice campione del mondo il traversone di Biglia sul secondo palo, anticipato Matri, ancora la Lazio in possesso palla ma c'è il fallo probabilmente proprio di Matri ma anche di Milinkovic che hanno cercato l'incursione aerea. Sì, non si deve abbassare troppo l'Udinese adesso, questa è una situazione da palla da calcio d'angolo, però è una squadra che deve stare molto alta perché un giocatore come Matri in area si fa rispettare, poi i centrocampisti sono bravi a buttarsi dentro, insomma, deve giocare un calcio un pochettino più aggressivo se vuole mantenere 20-30 metri più alta la squadra, parlo dell'Udinese. Cristiano Piccinelli,
Sì, dicevamo prima di Domizzi, si era scaldato preventivamente e per precauzione Felipe, poi il capitano quest'oggi dell'Udinese ha fatto capire insomma che è tutto a posto, può continuare tranquillamente a giocare, a gestire la difesa friulana. Ovviamente gara alla quale tiene particolarmente il giocatore bianconero, ma intanto adesso l'azione sulla sinistra è di Matri, aspetta compagni, Matri apre per Candreva, al volo il tiro sull'esterno della rete. Però tutto bello, questo qui è, questa è la Lazio come sviluppa in fase offensiva, bravissimo Matri nel aprirsi lo spazio, il varco, gestire la palla e aspettare il momento giusto per servire con una palla di una dolcezza, con amore, Candreva che non ha calciato però bene, si è coordinato bene ma non ha trovato il collo pieno come lui pensava di trovare. È la terza palla gol, se vogliamo, per la squadra, la terza occasione forse sì, che palla gol per la squadra biancoceleste dopo la seconda per Antonio Candreva, che in campionato ha realizzato solo un gol per ora e non è certamente il suo standard. Udinese che adesso viene frenata al limite dell'area dalla difesa biancoceleste, ancora Candreva che cerca lo spunto con Matri, troppo corto il passaggio al centravanti, recupera Cataldi di petto, mette in movimento Conco, campanile per liberare dalla pressione di Alid Adnan la propria tre quarti. Eccolo ancora il giocatore iracheno che scambia due volte con Marchigno, il cui traversone è preda comunque della difesa, con Ed che salva anche da corner. È stato bravo perché dietro si stava inserendo Evangelista, che è un giocatore sveglio, furbo. D'altronde quando c'è troppa pressione sui centrocampisti, sui difensori, la prima giocata è veloce, rapida, sia da una parte che dall'altra, è trovare subito Matri per i laziali e le due punte per i friulani. Lunga rimessa di Ali Adnan, interviene con Conco di testa, prova ad allontanare Cataldi, non vi riesce, Danilo la rimette al centro, respinge la difesa biancoceleste, ancora Danilo in scivolata ed è Radu ad accompagnare il pallone in fallo laterale. Lazio che prova ad uscire rapidamente con Biglia, ma adesso tutta l'Udinese, almeno sei giocatori sono pronti lì sulla tre quarti a cercare di interrompere la manovra della squadra di casa. Conco per Candreva, Cataldi di prima in profondità dove dovrebbe esserci Matri, lo scatto è buono, la palla non è delle più precise, esce Meret. No, anche perché i due centrali dell'Udinese sono molto bravi, cercano di tenere sotto controllo un giocatore che sa gestire bene la palla e sa mantenere e dare i tempi di gioco di uscita per la squadra laziale, e penso che sia la giocata migliore, anche se poi fai fatica ad accompagnare, andare sulla seconda palla, ma a volte sei costretto. La rimessa friulana con l'intervento di Maurizio in anticipo su Perizza. Maurizio deve controllare le sue attitudini piuttosto irruente di solito, e che rischiano di compromettere tecnicamente e tatticamente l'assetto difensivo di Pioli. Sì, anche allo Sporting è amatissimo come difensore proprio per la sua determinazione, la sua cattiveria, la sua voglia di non mollare mai, ed è una cosa che piace ai tifosi, ma qualche volta bisogna essere anche bravi a gestire, specialmente in un campionato come il nostro. La rimessa laterale adesso è causata proprio dal giocatore numero 33 della Lazio, con Ali Adnan pronto alla rimessa dalle parti di Pioli, troppo corto, è Conco in elegante palleggio ad allontanare. Matri fa sponda per far salire la squadra, Candreva difende bene il pallone sul limite dell'area del fallo laterale, qui la Veronica riesce in qualche modo a Guilherme, che torna in campo oggi per la prima volta dopo aver disputato proprio l'incontro di quest'estate fra Udinese e Novara, un lungo infortunio. Adesso gestisce Radu, si accentra, cerca la verticalizzazione per Matri, forse preso un pochettino in controtempo. Sì, era giusta la giocata, c'era anche chi stava accompagnando per cercare poi di andare al tiro, ma la palla non era precisa. Diciamo che c'è un po' di frenesia da parte della Lazio nel cercare le loro cose provate, il loro modo di muovere la palla, via dicendo. Mentre l'Udinese tutto sommato sta cercando di essere più compatta possibile per non far giocare i buoni attaccanti che ha la Lazio in questo momento in campo. Potrebbe esserci anche un po' di frenesia, come dici tu, anche nel cercare questo gol che sblocchi la partita per vivere forse più serenamente il resto del match, visto che per la Lazio le difficoltà ultimamente sono state numerose.
E che poi a differenza dell'altro anno, la Lazio anche quando ha fatto discrete partite ha sempre preso gol alla fine o ha preso gol quando non meritava, perciò è molto complicato il momento della Lazio. Matri prova in area a girarsi, ma Domizzi attentissimo, lui ex laziale, ci tiene particolarmente a far bella figura qui allo Stadio Olimpico. La differenza di atteggiamento e anche di atmosfera che si respira tra le due squadre anche in panchina, perché Pioli è molto più prodigo di indicazioni per il suo rispetto a quanto fa Colantuono, che di carattere però è uno molto anche focoso. Il cross di Radu troppo lungo per Matri, direttamente fra le braccia di Meret, e questo potrebbe essere un altro di quegli assist cercati con troppa precipitazione anziché manovrare, ragionare di più. Sì, anche perché hai un giocatore come Biglia che è molto bravo nel trovare i tempi, nel dare la possibilità alla squadra di giocare da destra a sinistra e viceversa. Hai sugli esterni giocatori che spingono e hanno un buon piede. Ci vuole molta cattiveria nel mettere dentro palle importanti, perché gli attaccanti della Lazio tutto sommato hanno le caratteristiche per poter far bene. Adesso è Milinkovic, uno dei rari palloni giocati dall'attaccante, dal trequartista serbo, scambia con Cataldi che va via sulla destra, fermato fallosamente però dalla difesa bianconera con Marchigno che è franato sul piede del giocatore biancoceleste. Punizione affidata a Biglia. Meret sistema una mini barriera composta penso da un paio di uomini, anzi una sola persona. Pronto Biglia. E qui adesso era stata invitata lo staff sanitario a entrare in campo, autorizzato da D'Amato, tant'è che c'era stato Evangelista che si era precipitato sul pallone per evitare che si battesse la punizione. Probabilmente Domizzi non ha recuperato completamente dall'infortunio precedente, si tocca lo sterno. Sì, sembrava aver inizialmente fatto passare insomma il dolore, poi evidentemente non riacutizzarsi, tant'è vero che adesso ci sarà il cambio, al posto del capitano entrerà Felipe, che si era già scaldato in precedenza. Felipe che lo scorsa stagione ha chiuso con l'Inter dopo in pratica aver rescisso il proprio contratto con il Parma. Ovviamente il cambio deve essere effettuato dal centro del campo come da regolamento. Felipe per Domizzi quando siamo al 20° minuto del primo tempo. Un cambio che in qualche modo va un pochino anche a cambiare, credo, l'assetto tattico del Udinese, o forse no, perché anche Felipe è più mancino che destro nella sua natura. Bisogna vedere. Pasquale rimarrà a sinistra sicuramente, forse Danilo, ma credo che rimarrà così, rimarrà sarà così. Lui il centrale. Poi sono quelle botte che non ti permettono di respirare bene. Il pallone per Matri sull'out di destra, pallone che filtra, Milinkovic lo tiene dentro e l'Udinese si rifugia in calcio d'angolo. Intanto dal coordinamento giornalistico ci dice Carlo Bufacchi che è ufficiale l'esonero di José Mourinho dalla panchina del Chelsea, si sarebbero accordati poi probabilmente per una rescissione consensuale del contratto. Insomma, una delle grandi panchine d'Europa è saltata. Anche lo Special One ha i suoi problemi, anche perché dico, una roba così in Italia non sarebbe arrivata così lontano. Pallone adesso che Meret blocca, qui probabilmente la Lazio ha divorato una chance con Felipe Anderson che è stato lasciato libero di concludere. Poco incisivo il brasiliano. Sì, poco cattivo forse, perché la posizione era giusta e poteva fare molto molto di più. Sarà un problema addominale quello che ha costretto Domizzi al forfè. Stanno dialogando adesso con staff medico e anche con Lodi, compagno di panchina del ormai ex capitano di quest'oggi della formazione friulana. Ali Adnan di testa riesce a svettare ma raccoglie Conco. Cataldi di prima dalle parti di Matri che controlla e tira immediatamente. Ottimo il movimento del biancoceleste, meno la mira. Sì, bravo a staccarsi al momento giusto, a portarsi la palla dove lui predilige, cioè sul destro, ma la coordinazione non è stata perfetta. La palla è stata colpita quando era troppo alta e non è riuscita a tenerla bassa abbastanza. Insomma, se
in qualche modo Atene piange, Sparta non ride, anche tra Roma e Lazio a distanza di 24 ore qui all'Olimpico consumano questa Coppa Italia, la Roma uscita ai calci di rigore con lo Spezia che ovviamente avrà una chance enorme al pari dell'Alessandria nel proprio quarto di finale. La Lazio sta cercando di addomesticare questa sfida con l'Udinese, gara che certamente è tutt'altro che in discesa. Sì, soprattutto per la testa che per il momento che hanno qui la caviglia si è vista benissimo, si è girata completamente la caviglia di Radu. Non c'è una serenità da parte dei laziali per poter giocare un calcio anche spettacolare. È un momento dove devi essere molto compatto quando perdi palla e molto propositivo, perché male che va sbagli, e lo sbaglio credo nel calcio, specialmente quando le cose vanno male, ti aiuta anche a credere in te stesso. Radu non era negli 11 di partenza, almeno alla vigilia, al suo posto era previsto Brafaid. Chissà se questo pestone ricevuto dalla caviglia possa costringere Pioli ad un cambio. Intanto Oethe va a chiudere al posto proprio di Radu sulla corsia su Evangelista, poi recupera la difesa biancoceleste, pallone che viene però perso e poi riconquistato, allontana Oethe, fa sponda per andarsene via, Matri in velocità, adesso è un uno contro uno, Matri rincorso vanamente da Felipe al centro dell'area e poi la carambola altruista, forse in maniera esagerata qui Matri. No? Sì, stavo guardando dove poteva darla questa palla, forse davanti al primo giocatore e forse poteva anche andare al tiro. Ma io credo che forse in quel momento lì, visto che il difensore è l'unico rimasto, mi sembra Felipe, non è andato a chiudere a quel punto, lui tu devi costringere a venirti a chiudere, perché è l'unico modo per liberare o andare al tiro se non ci sono i tempi giusti di uscita da parte del difensore. Chance dunque per la Lazio al 24esimo minuto con Matri, che fra l'altro è il miglior cannoniere stagionale della Lazio con 5 gol al pari di Felipe Anderson e Djordjevic. Questo la dice lunga, insomma, che 5 sia il bottino massimo di un attaccante biancoceleste quando siamo arrivati ormai in prossimità della pausa natalizia. Si sgancia Danilo, pallone in verticale per Perizza, bel controllo in aria, lo affronta Maurizio alle spalle, lo costringe ad uscire dall'area, ancora Perizza, il traversone di Widmer al centro dell'area, controlla Cataldi che consente a Berisha l'uscita. Sì, credo che proprio Perizza sia l'osservato speciale, perché è un giocatore che ha tante qualità, ha una struttura fisica importante, generoso, è molto bravo a difendere la palla e anche ad attaccarla in area, perché il gol che ha fatto con l'Atalanta, me lo ricordo, era stato secondo me meraviglioso, proprio da attaccante vero. Recupera l'Udinese sulla metà campo, Ariadnan per Guilherme, Evangelista, il problema di girarsi, subisce il fallo, lo osserva in maniera particolare Maurizio proprio sotto gli occhi di D'Amato. Sì, non serve quando il giocatore ce l'hai di spalle, molte volte lo devi solo non permettergli di girarsi, e lui l'aveva fatto molto bene. Una delle strategie in casa Lazio per sopperire alla, diciamo, diversità di numero di centrocampisti è quella, magari quando hanno palla all'esterno, di scavalcare il centrocampo con un lancio preciso o per i due attaccanti esterni oppure per Matri. Sì, sono... Oddio. Attenzione a Perizza che va via a Maurizio, però non riesce a dare potenza alla propria conclusione, solo abbastanza preciso. Berisha controlla, 26esimo minuto. E qui ha avuto una buona occasione, perché secondo me era riuscito a saltare il primo difensore portandosi la palla verso la porta. Non è stato cattivo nel difenderla e nel prendere ancora quel mezzo metro in più che gli poteva permettere di dare più forza e trovare la giusta coordinazione al tiro. Però sono pericolosi loro due davanti. La Lazio deve stare attenta, perché sì, devi vincere questa partita, ma vista la situazione. Qui, esatto, considerato la situazione più che altro di morale da parte di tutte e due le formazioni, rischia chi subisce il gol di non sapersi riprendere, di non saper rimontare lo svantaggio. Insomma, il primo gol potrebbe essere anche decisivo in questa partita. Sì, perché poi scattano dei meccanismi anche nella testa di ognuno. C'è tanta voglia di far bene, si vede che le squadre fanno fatica. Adesso parliamo un po' più del Lazio, perché è un momento di difficoltà, ma anche l'Udinese non è che sta facendo chissà che cosa, perciò ci vuole molta attenzione nell'atteggiamento, nell'approccio. Tanto qui è Evangelista che di prima è andato a cercare l'angolo più lontano, ma sbaglia completamente la diagonale. Ancora un buon movimento di Perizza sull'out di sinistra, qui sembrato forse inizialmente partire in fuorigioco, ma
ha giudicato regolare il secondo assistente Musolino nella posizione dell'attaccante croato. E proprio lui ce l'ha come caratteristica di muoversi in mezzo ai due centrali e trovare dietro alle spalle dell'esterno basso, a destra, a sinistra, lo spazio per andare a ricevere palla, per gestirla e poi cercare di fare quello che è nelle sue corde. Lazio che affronterà nella domenica di campionato l'Inter a San Siro, dunque ci sono anche, come dire, energie da conservare se vogliamo, o comunque un impegno di campionato sulla carta davvero ostico. Però io credo che Pioli ha fatto bene, ha messo in campo la squadra migliore, perché questa è la partita complicata per lo stadio, per la situazione, per il fatto di giocare in casa, per quello che è successo negli ultimi due giorni. Insomma, in Coppa Italia, dove ci sono state eliminazioni inaspettate, mentre a Milano te la devi giocare in uno stadio completamente diverso. Esatto, anche perché poi di solito vincere aiuta a vincere, quindi magari un successo di oggi potrebbe potrebbe alimentare la fiamma biancoceleste in vista della sfida di campionato, mentre l'Udinese andrà all'Olimpico di Torino ad affrontare il Toro. Ma attenzione al lancio in profondità per Widmer, che riesce a tenere in campo la palla, e poi il ritorno su di lui di Radu con il pallone che è finito in calcio d'angolo, credo. Sì, è calcio d'angolo, è riuscito a tenerla dentro. Bisogna stare sempre attenti con questi cambi di gioco, perché spesso e volentieri perdi di vista, per guardare la palla perdi di vista l'avversario, e anche qui Widmer si è trovato quei tempi giusti ad attaccare lo spazio. Calcio d'angolo per la squadra friulana, il cross sul primo palo ribatte proprio Biglia di testa, rimessa laterale, c'è un drappello di tifosi bianconeri arrivati dal capoluogo friulano, saranno una decina, non di più. Sì, però stanno continuando a sventolare bandiere praticamente dal fischio d'inizio. E si notano. E si notano, stanno anche sì. Sentire, sì. Mentre è più facile ascoltare qualche fischio che piova dai due lati dello stadio occupati dalla tifoseria biancoceleste quando la Lazio non riesce a ingranare con la propria manovra. Sì, questo è un momento che per esperienza chi ha giocato a calcio o chi ha, come me in questo momento sta facendo allenatore, lo conosciamo perfettamente. È un momento dove assolutamente non devi abbassare gli occhi, non devi pensare individualmente, non devi puntare il dito o trovare alibi, ma metterti davanti a tutti e cercare di, insieme al tuo allenatore, di lavorare con serenità e con cattiveria, ma non perdere mai la testa qualsiasi cosa succede, sempre uniti e compatti. Matri triangola con Milinkovic di prima dalle parti di Candreva, ma pallone troppo in profondità, intervento pulito anche di Pasquale. Perizza fa sponda, ma ancora il centrocampo biancoceleste che poi riperde il pallone, ancora Widmer attacca insieme a Perizza ed Evangelista, pallone proprio per il croato. Perizza lo affronta con Co, il tiro di Perizza alto sopra la traversa, è sicuramente un giocatore dinamico che si fa trovare in più punti del campo per ricevere i passaggi dei compagni. Sì, poi è anche bravo perché riesce col suo fisico a difendere sempre la palla. Deve diventare un po' più bravo negli ultimi 20 metri quando va a calciare in porta come in questa situazione, perché il fisico gli permette di difendere bene il pallone, deve essere bravo a coordinarsi. Però da destra Widmer e Tur stanno cercando di fare qualcosa in più che a sinistra, anche se Ali Hernan ha più capacità di spingere e di trovare poi quel cross importante per le punte. Per Perizza un solo gol in campionato nella scorsa stagione in 9 gettoni di presenza. Qui è Conco, Biglia, non filtra il pallone, ancora Biglia di testa, ci prova Cataldi, ribatte Pasquale, fischia D'Amato che ha visto la gamba del difensore bianconero troppo alta, giocata irregolare. È una giocata irregolare, anche pericolosa, nel senso che fosse passato questo pallone. L'uscita di Pasquale non era perfetta, non era una buona lettura da difensore visto alle spalle che aveva. Sulla tre quarti dunque questo calcio di punizione con la bomboletta che entra in azione per delimitare il punto di battuta, il capitano della Lazio, Biglia. Sono tre i giocatori che andranno a far barriera, anzi due perché si allontana Perizza, Guilherme ed Evangelista, la coppia di brasiliani, non certo due granatieri per saltare Meret, mentre tutti gli altri, come vedete, sono sulla linea dell'area, pronti a scattare. Biglia, il pallone in profondità, ha provato a far sponda Radu, ancora il traversone, Danilo allontana, Cataldi recupera,
Felipe Anderson. Contro cross, la sponda di Maurizio per Matri, è uscita di Meret puntuale sui piedi dell'attaccante laziale. Non è riuscito a metterci il petto, se fosse riuscito a metterci il petto, forse quella palla sarebbe stata perfetta per un attaccante che aveva fatto anche il movimento giusto. Comunque la Lazio quando arriva lì davanti sembra pericolosa, manca la stoccata finale, manca quel guizzo che fa la differenza. Bravo qui comunque Alex Meret ad uscire sui piedi di Matri. Assolutamente sì. Milinkovic si allunga la palla sulla corsia di destra, lo incorre Ali Adnan, riesce a metterla al centro, svirgola Felipe, colpo di testa di Danilo, Billia recupera Cataldi, Candreva, pallone filtrante per Matri, ribatte ancora Meret e poi la carambola con il pallone che finisce sul fondo, si sta ergendo a baluardo Alex Meret. Sì, questo è perché Pioli sta puntando su Matri, che si fa trovare sempre pronto da attaccante. Sapeva che sarebbe successo qualcosa, ha calciato anche molto bene secondo me. Candreva porta a passo il pallone ma il suo tiro è alto, un pochino da dimenticare. Sì, fa bene Meret a arrabbiarsi con i propri difensori perché tendono tutti a scappare e nessuno andare a pressare il portatore palla, e quando si chiama Candreva col destro che ha qualche volta può metterti in grande difficoltà. Qui era fuori gioco, assolutamente fuori gioco da parte di Maurizio, che comunque ha sbagliato il passaggio. Mentre qui il rallenti ci ripropone proprio l'uscita di Meret. Sì, senza paura, è stato molto deciso, bravo, molto bravo, hai fatto bene a sottolineare. Reazioni dalle panchine, Cristiano? Sì, sull'azione di poco fa, sull'ultima parata di Meret, ovviamente un po' sconsolato Stefano Pioli, che però subito è andato a rincuorare i suoi giocatori e a dare indicazioni. Dicevate prima, gruppo compatto in caso di difficoltà, e questo sta facendo Stefano Pioli, richiami e indicazioni per tutti i suoi giocatori. Sì, è un punto di riferimento, Dario. Credo che io conosco perfettamente la mentalità e l'idea di calcio che ha questo allenatore. E sono convinto che quello che ho detto rispecchia un pochino quello che lui pensa. Intervento di D'Amato adesso, mentre c'è un giocatore della Lazio ancora a terra dalle parti dell'area di rigore, mentre qui viene fischiato il fallo di Radu. Queste erano le proteste che in qualche modo avevano acceso la panchina bianconera per questo controllo con un pochino con il braccio da parte di Milinkovic. Ancora Meret nella riproposizione delle occasioni avute da Matri. Ha fatto quello che un attaccante doveva fare, cercare di rubare il tempo al difensore per calciare la palla, anticipare tutti. Ha fatto tutto bene, non è stato fortunato a trovare l'angolo giusto, e comunque ancora una volta bravo Meret. Vi ricordo poi questa sera zona 11 post meridiem su Rai Sport 1 alle 11 per parlare di questa Coppa Italia delle sorprese con il dopo partita di Milan-Sampdoria. Attenzione adesso il pallone recuperato comunque senza difficoltà dalla squadra bianconera, il rilancio di Pasquale, anticipato Evangelista, metta a terra Biglia. Anderson si lascia battere sul tempo da Iturra, allora ci pensa ancora Biglia a recuperare, c'è il fallo del giocatore cileno sul capitano della Lazio, intervento di D'Amato. Sì, si è arrabbiato Biglia col compagno, ma secondo me è il passaggio che è sbagliato, l'idea del passaggio di Biglia che è sbagliato, non si gioca mai a palla orizzontale, tra l'altro è una palla anche molto lenta e leggibile. Milinkovic apre a sinistra per Radu. Pallone per Candreva che fa velo, non trae in inganno la retroguardia friulana. Ali Adnan non trova compagni, poi Turra che fa sponda per Evangelista, e qui è Maurizio che in pratica controlla il connazionale a vista, non gli lascia mezzo metro di vantaggio. No, è nelle sue corde, è molto aggressivo, qualche volta non serve, ma è il suo modo di essere, deve solo stare attento a non fare queste cose in aria. Altro duello brasiliano fra Felipe Anderson e Danilo, la sterzata del laziale non inganna Danilo, grande esperienza di questo centrale brasiliano, più e più volte cercato dalle grandi squadre, ha preferito la tranquillità e la maglia bianconera per vivere le sue stagioni italiane. Conco, sale il francese, frena, aspetta Candreva, Maurizio, Biglia. Lazio tutta disposta in avanti, il lancio è di Biglia
per Candreva che si gira, mette al centro, anticipato Matri, anticipato anche Milinkovic, con un po' d'affanno si salva la difesa dell'Udinese. Sì, si è salvata per un semplice motivo: Matri ha fatto quello che doveva fare un attaccante, Milinkovic ha detto vediamo quello che succede, poi mi muovo di conseguenza, troppo tardi. Si è svegliato un pochino tardi su questo pallone e Danilo ha avuto il tempo giusto e la reazione migliore per anticiparlo. Eccolo qui, rivediamo ancora l'intervento risolutore di Danilo. Forse non ha creduto che Candreva riuscisse a mettere una palla così importante, così bella. Probabilmente si sono addossate anche troppe responsabilità su Milinkovic Savic, cioè è stato portato in Italia con le stimmate del grande campione che avrebbe cambiato anche le sorti della Lazio e questo pesa su un giovane ragazzo di appena 21 anni. Sì, anche perché poi il campo non tradisce, a lungo andare si capisce subito se il giocatore ha qualità o no, lui ne ha tante di qualità, ma giustamente come hai detto te le attese poi dopo ti mettono in condizione di non essere mai felice di quello che fai e di conseguenza avere un po' di difficoltà. Candreva, Conco, Pasquale libera Ali Adnan, Guilherme mette un po' d'ordine al centrocampo, Perizza fa sponda, Danilo all'indietro, la manovra dell'Udinese non è velocissima, cerca di guadagnare metri con il possesso palla, Conco di testa in anticipo su Marchigno, controlla al centrocampo Milinkovic che è sceso in pratica quasi sulla linea dei difensori, Cataldi e qui c'è il malinteso con Matri, pallone direttamente in fallo laterale. Sicuramente è una partita vivace ma che stenta a decollare sui binari dello spettacolo. Sì, no, siamo molto lontani dallo spettacolo ma nessuno di noi qua si aspettava una partita spettacolare. Il momento è delicato per entrambi, specialmente per la Lazio che gioca in uno stadio incredibilmente strano. Deserto. Sì, hai detto proprio bene, io me lo ricordo. Esatto. Te lo garantisco. Soprattutto per te che ci hai giocato, insomma, vedere questo scenario non è affatto esaltante. Se poi ci metti anche qualche risultato, tutto il momento che c'è, insomma. Ci vuole una grande prestazione di testa, bisogna essere proprio sul campo. E d'altronde ti trovi anche una formazione di Serie A che ha una buona struttura di gioco, una buona mentalità. Due attaccanti che hanno voglia di mettersi in evidenza, c'è una partita molto aperta. Biglia, c'è lo scatto di Candreva, non sale la bandierina dell'assistente De Pinto, allora può andare fino in fondo Candreva, mette al centro Matri in ritardo e Felipe Anderson non chiude, poi va alla conclusione ancora il brasiliano sull'esterno della rete con deviazione della difesa friulana, qui troppo in anticipo Matri, in ritardo Anderson. Sì, siamo sempre al solito discorso, quando Candreva va sul fondo devi sempre aspettarti una palla di qualità, una palla di importante. E qualche volta qualcuno non ci va con la massima cattiveria e convinzione. L'angolo di Biglia. Esce Meretti in anticipo su Milinkovic e subisce anche la carica da parte dell'attaccante serbo. Non ha dubbi D'Amato. 40esimo minuto, Lazio 0, Udinese 0. Cristiano Piccinelli. Sì, è una Lazio che ovviamente è vocata all'attacco anche perché insomma vuole davvero vincere questa partita, forse leggermente di più di quanto voglia fare la formazione di Colantuono, ma ai suoi attaccanti Stefano Pioli sta continuando a chiedere ai suoi giocatori offensivi anche equilibrio e aiuto alla difesa. Sì, io adoro il tecnico perché è sempre stato un tecnico che le sue squadre hanno sempre giocato in un modo equilibrato, molto compatta, sempre squadre che prediligono il gioco. In questo momento lui sta difendendo il proprio lavoro e ci vuole qualche risultato per dargli ancora più fiducia. Lazio che si propone in avanti sulla corsia di sinistra, il fallo laterale guadagnato da Felipe Anderson, certo da questo brasiliano ci si aspetta qualcosa di più. Sì, anche perché l'ha dimostrato quanto bravo è. È un giocatore che ha stupito non solo me ma un po' tutti in Italia. E adesso c'è la difficoltà di una squadra, di conseguenza anche il singolo, però molte volte il singolo può dare quel colpo che può fare la differenza. Anzi, a volte proprio nel momento in cui la squadra non va, i singoli risolvono la partita per conto proprio. Si lotta a centrocampo con un pallone che alla fine viene dato dall'arbitro D'Amato all'Udinese per un intervento irregolare di Maurizio. Punizione per la squadra di Colantuono che in campionato è ferma a 18 punti da due settimane, però in realtà ha un ruolino esterno in Serie A discreto
vittorie contro la Juventus alla prima giornata e poi contro Bologna e Chievo, due rivali in questo momento per la zona retrocessione. È una squadra che gioca bene, ha una buona identità, ha un buon modo di stare in campo, un allenatore che è molto attento e molto cattivo nel ricercare sempre la perfezione. C'è anche quella serenità a Udine che ti aiuta un attimino a lavorare un po' più, anche se poi io non credo molto a queste cose. Certamente la famiglia Pozzo è famiglia che sa aspettare i tecnici, lo ha dimostrato in passato anche con Guidolin, quindi non è sicuramente di fronte magari a una serie di 3-4 sconfitte consecutive che getta la spugna o adotta soluzioni drastiche. No, è come la squadra si comporta, è come gioca, è come lavora, credo che ci siano tante componenti che spesso volentieri qualche dirigente o qualche presidente dimentica, perché non sempre si valuta in base al lavoro, ma spesso e volentieri, anzi direi quasi sempre, si valuta in base al risultato. E il risultato qui è ancora 0-0 quando mancano 2 minuti al termine del primo tempo, poi ci sarà sicuramente del recupero per l'infortunio corso a Domizzi. Conco, il cross troppo teso, alto per tutti, sia difensori che attaccanti, ed esce dalla parte opposta in fallo laterale. Sì, aveva tutto il tempo per prepararsela bene, tra l'altro aveva dormito, non so chi era il terzo di difensore, se non ho visto bene, probabilmente Pasquale, le aveva lasciato la possibilità di mettere una palla importante, invece non è stata assolutamente una palla di qualità. Conco che aveva, come dire, un pochino strabiliato in gioventù vincendo i tornei di Viareggio con la Juventus e poi si è attestato comunque su una normalità, un giocatore che sicuramente sa essere duttile, tant'è che è stato trasportato dalla corsia sulla corsia destra, dalla posizione di attaccante a quella quasi di difensore. Sì, è uno che sa fare entrambe le fasi. Anch'io sono stupito perché mi aspettavo, me lo ricordo anche a Genova se non sbaglio, sì, un giocatore che ha tutto per fare bene, forse gli manca qualcosa per fare quel saltino a livello anche di testa e di convinzione. Lazio in avanti prova a chiudere nella metà campo avversaria questa prima frazione di gioco, ma c'è una posizione irregolare ravvisata dal primo assistente De Pinto. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo valido per gli ottavi in gara secca, ottavi di finale di Coppa Italia, Lazio-Udinese. Chi vince affronterà la Juventus dopo le festività natalizie. E ci sarà anche un robusto e corposo recupero, strano per un primo tempo, 3 i minuti decisi dal direttore di gara di recupero. Eh sì, probabilmente l'infortunio di Domizzi, diciamo quasi doppio, perché ha costretto poi anche un'altra pausa che ha prodotto l'interruzione di gioco con successiva sostituzione. Dunque si andrà fino al 48esimo minuto. Pasquale, Ali Adnan, Conco lo ferma. Aveva iniziato bene il giocatore iracheno, poi complice una gara per ora di gran parte difensiva da parte dell'Udinese, è stato costretto a tornare sulla linea dei difensori anche lui per dare una mano ai compagni. Se non riesce a aprire bene il turbo, come si usa dire, insomma, perché lui c'ha grande gamba, grande possibilità di arrivare in fondo. La Lazio adesso sta alzando un po' il baricentro, sta cercando di spingere negli ultimi minuti, perciò il campo ci sarebbe anche, ma non è facile. Biglia per questa punizione a metà campo, ancora l'argentino apre per Conco, va a chiudere Marchigno in prima battuta, Conco lo evita, poi Danilo addirittura salito a metà campo per inseguire il francese Felipe Anderson che ha cambiato corsia di azione, Cataldi, un rimpallo favorisce la Lazio, poi Pasquale allontana, Marchigno non aggancia e il pallone si perde in fallo laterale. Certamente è che si sommano errori da una parte e dall'altra, sì, questo ad aumentare, come dire, i rimpianti e il momento negativo che sicuramente tutte e due le formazioni stanno vivendo. Sì, sì, hai detto bene, si vede proprio a occhio nudo la grande difficoltà nel fare le cose più semplici possibili. Molte volte si cerca la cosa più semplice, che è cercare la punta e accompagnare, mentre la Lazio di solito fa un calcio diverso. Ed è questa rimessa laterale è anche un po' l'esempio delle difficoltà anche in fase difensiva della squadra di Pioli. Questo pallone sporco di Maurizio per Conco e rimessa laterale per la squadra bianconera, sale Ali Adnan, ribattezzato un po' il Messi del Medio Oriente, magari il paragone è eccessivo, ma certamente considerato che dalla zona mediorientale non arrivano
quantità di giocatori straordinari, sicuramente uno con le sue qualità deve aver impressionato e non poco in patria. Assolutamente sì, ma a buon piede, è veramente un buon giocatore, uno che ti punta anche nell'uno contro uno, quando riesce a crossare fa male, insomma è un giocatore che secondo me non è ancora dimostrato tutto il suo valore. Chiude in avanti la Lazio, ultimo minuto di questo recupero. Lo scambio fra Candreva e Cataldi, Felipe Anderson recupera un pallone vacante, si allarga per ricevere Radu, ancora Felipe Anderson, punta l'uomo, c'è Iturra che lo controlla, Matri non riesce a filtrare il pallone, disturbato dalla difesa bianconera, ma non c'erano neanche compagni pronti a dettare il passaggio immediato, ma recupera ancora la squadra di Pioli con Conco, Milinkovic in qualche modo riesce a trattenere il pallone ma perde la sfera e consente alla squadra friulana di chiudere in maniera ottimale, ma attenzione, posizione irregolare di Matri, c'è una serie di errori che davvero quando sembra che l'azione sia finita subito c'è il passaggio sbagliato e qui è stato ancora Cataldi. Però guarda come accentrano tanto il gioco, allora per quello che ho visto io Felipe Anderson e Milinkovic devono fare di più sotto l'aspetto del possesso palla, stanno veramente cercando di fare le cose minimo indispensabili in una zona del campo che non è la loro congeniale, più ampiezza da parte della Lazio e un po' più di... Ben ritrovati gentili telespettatori qui allo Stadio Olimpico, 0-0 dopo il primo tempo fra Lazio e Udinese in questa gara secca valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una Lazio che ha avuto qualche opportunità, soprattutto con Matri, bravo Meret ad opporsi in entrambe le occasioni. Sì, nelle due squadre chi ha avuto più opportunità tra la Lazio, che ha spinto un po' di più in alcuni momenti della partita, ha alzato molto il baricentro, ha creato molta pressione, è arrivato spesso e volentieri sugli esterni. Nessuno ha avuto quella cattiveria, Matri ci è andato da attaccante vero un paio di volte, non è stato fortunato, meno bene l'Udinese nelle ripartenze, ha fatto un pochettino fatica ad accompagnare i due attaccanti, una partita preparata più in fase difensiva diciamo. Cristiano Piccinelli, l'intervallo cosa ha raccontato? Allora, abbiamo seguito il riscaldamento dei giocatori delle panchine, ipotizzabile a breve perché insomma l'andamento del suo riscaldamento era particolare, l'ingresso di Conè nella formazione dell'Udinese, quindi potrebbe essere questa la prima mossa di Colantuono. Nessuno in realtà per quanto riguarda la Lazio ha accentuato il suo riscaldamento e quindi credo che i biancocelesti continueranno almeno per un po' con lo stesso 11 di partenza. Allora andiamo a rivedere insieme, quantomeno a ricordare i due schieramenti scelti da Pioli e Colantuono, 4-3-3, mi sembra di dire Nanu che sì, bene o male è questo l'atteggiamento tattico della Lazio, Berisha in porta con Conco, Maurizio Et e Radu in difesa, mentre Cataldi, Bilia e Milinkovic compongono la linea mediana, Candreva, Matri e Felipe Anderson il tridente d'attacco, 3-5-2 per... Colantuono, mentre Pioli ovviamente discute con Mauri, una sorta di allenatore in campo, capitano di lungo corso della squadra biancoceleste. Meretti in porta, Danilo, Domizzi e Pasquale, la linea 3 della squadra friulana, Widmer, Iturra, Guilherme, Marchigno, Ali Adnan in mediana, Evangelista e Perizza in attacco. Ovviamente ricordiamo che al 20° del primo tempo in realtà non c'è Domizzi al centro della difesa ma Felipe, perché il difensore friulano si è infortunato ed è stato sostituito dall'italo brasiliano. Calcio d'avvio di questa seconda metà di gara che fischierà D'Amato di Barletta, affidato alla Lazio che attaccherà da destra verso sinistra. Gli assistenti De Pinto e Musolino, Cervellera il quarto uomo. Inizia in questo momento dunque il secondo tempo del match con la Lazio che dovrà fare certamente qualcosa di più per vincere questa gara e nello stesso tempo abbiamo un Udinese che dovrà per forza di cose lasciare, abbandonare un po' di più la propria metà campo per cercare a sua volta di guadagnare il quarto di finale che vedrà chi vince questa sera opposta alla Juventus. Scusami, l'importante secondo me in questo momento qui è cercare di non allungarsi troppo, perciò se l'Udinese non riesce a risalire è normale che le due punte davanti dovranno sacrificarsi un po' di più ed essere molto più brave nel gestire il pallone e nel dare il tempo di risalita alla squadra. Il colpo di petto di Milinkovic per Bilia che resiste al ritorno di Iturra, se ne va via il centrocampista vice campione del mondo, Bilia allarga il gioco a destra per Candreva, chiama palla al centro Matri, Candreva attende di arrivare sul fondo, Meretti in uscita con i pugni anche perché un pochino indifeso
dai compagni che hanno lasciato spazio su questa palla vacante. Probabilmente l'estremo difensore ha chiamato il proprio intervento. Ancora Lazio comunque sulla tre quarti. Bilia, Conco, il traversone sporcato dalla difesa e poi arriva il tiro raso terra di Cataldi, che probabilmente non ha creduto fino in fondo alla possibilità di battere a rete, perché ne è uscito una conclusione raso terra debole. Penso che un centrocampista che arriva a rimorchio su una palla esterna se la sogna di notte una cosa del genere, perché la palla era a rimbalzino praticamente sull'area di rigore. Non è il piede suo preferito, non l'ha calciata bene, è arrivato proprio scordinato sulla palla ed era una buona occasione questa. Lazio che deve fare a meno in questa gara di ben 7 giocatori infortunati, ma a questi si aggiunge anche Parolo, squalificato per questo incontro di Coppa Italia. Felipe sporca la traiettoria del pallone ingaggiato da Cataldi. Felipe Anderson alla rimessa laterale, la squadra biancoceleste cede a Radu. Sono due palloni in campo, dicevamo degli assenti della Lazio: Basta, Gentiletti, Marchetti, Keita, De Vrij, Lulic e Kisna, ovviamente con il difensore olandese De Vrij che probabilmente avrà difficoltà a rientrare per questa stagione. Conclusione a volante di Candreva, palla in diagonale, finisce sul fondo, gesto tecnico apprezzabilissimo, mira leggermente sporca. Però sono loro i due giocatori che in questo momento stanno, in questa partita stanno facendo le cose migliori. Io mi aspetto di più da Milinkovic, che a volte quando la Lazio è in possesso palla va a giocare dietro la punta, ma non lo si trova facilmente, e mi aspetto molto da Felipe Anderson, che fino adesso tutta quella sua qualità che mi ha sempre entusiasmato, perché io adoro quei tipi di giocatori lì, non si è vista per niente. Conco. Lazio che appare più determinata in questo avvio di ripresa dopo i primi 48 minuti giocati nella prima frazione. Matri anticipato da Felipe, adesso è andato Danilo in pratica a porsi al centro della difesa fiumana, mentre interviene D'Amato, fallo da parte di Conco. Intanto movimento sulle due panchine. A Conè, per quanto riguarda l'Udinese, si sono aggiunti Insua e Fernandes. Per la Lazio si stanno scaldando Economidis, Giorgevic e Mauri. Il fallo in precedenza in realtà era di Maurizio. Ancora una rimessa per i bianconeri. Sì, io credo che Mauri per Milinkovic qualche cosa deve cambiare l'allenatore. Adesso ho detto due nomi a caso, ma insomma un po' più di dinamismo, diciamo, correre in quella zona del campo. Sì, anche qualcuno che riesce a buttarsi dentro in mezzo all'area con un po' più di cattiveria, un po' più di determinazione. E credo che per qualità, per esperienza e anche per la gestione della gara, insomma, un giocatore come Mauri potrebbe essere importante. Lazio che può battere questo calcio di punizione per il fallo su Candreva. Rilancio in avanti a scavalcare il centrocampo, anticipato Milinkovic. Pasquale allontana, Cataldi di testa, duella con Iturra, intervento di Biglia, allarga bene il gioco per Felipe Anderson. Pallone ancora per Biglia, limite dell'area, riesce comunque a disimpegnarsi per Candreva. Gestisce il pallone, una serie di finte del laterale, poi il cross morbido, Felipe di testa, allontana. Ancora Candreva. Tiro raso terra con la difesa e gli attaccanti, in realtà un po' tutti fermi, pallone che termina in angolo. Anche perché i difensori dell'Udinese scappano troppo dietro e molto spesso e volentieri Candreva, specialmente da destro, riesce a fare delle cose interessanti, non ha ancora riuscito a dare una palla giusta, ma è quello più pericoloso. Milinkovic di testa, Meret in tuffo, salva in due tempi, per la prima volta davvero pericoloso il serbo, che ha potuto sfruttare tutta la propria altezza. Sì, non è riuscito a dargli la forza giusta, perché andando indietro non ha incontrato la palla, tra l'altro mi sembrava fuori, sì, era fuori, ma Meret oggi... Nella tradizione dei giovani portieri friulani, con abbiamo visto lo scorso anno Scuffetta, che sì, aveva entusiasmato un po' tutti quanti. Intanto eccolo il cambio che ci annunciava in qualche modo anche Cristiano Piccinelli. Fuori Guilherme, dentro Conè. Del resto il brasiliano tornava oggi disponibile dopo la gara disputata proprio quest'estate, Udinese-Novara in Coppa Italia, 16 agosto. Poi un infortunio che lo ha tenuto sin qui lontano dal campo, quindi né lui né Conè, anche gli al rientro, hanno i 90 minuti nelle gambe. Penso che questa sia la gestione di
di un allenatore che sta attento ai particolari, perché sono due giocatori importanti, perciò dare minutaggio senza appesantire troppo è una buona soluzione. Milinkovic per Matri, che fa velo il tacco di Candreva, ancora Matri, limite dell'area, Danilo non riesce a fermarlo, ma ci pensa in seconda battuta Felipe a togliere la palla dal piede dell'attaccante biancoceleste, che era pronto a scoccare il tiro. Non è riuscito a controllare la palla nel modo migliore per cercare di arrivare alla conclusione. L'azione era stata bella e anche veloce. Con Cooper Candreva provano i due sul settore di destra. Cataldi chiama palla a Biglia. Biglia cercato Matri, chiuso dal tandem Danilo Felipe, ma c'è Milinkovic pronto a recuperare palla sulla tre quarti, la sfilata proprio a Conè. Si disimpegna bene adesso nell'uno contro uno con Iturra. Candreva affronta la corsia dove ci sono Adnan e Marchigno. Concogli va a dare una mano, il francese temporeggia ancora Candreva. Lo ferma Marchigno, che fa risalire l'Udinese in gran velocità. Qui è Perizza a dare sostegno alla manovra friulana. Apre il gioco molto bene sul settore di destra, dove non può arrivare per velocità con Radu, che era in netto anticipo. Adesso squadre che sono leggermente allungate. Ancora Radu, che ha indossato la fascia di capitano. Anzi no, pardon. La fascia di capitano è sempre sul braccio di Biglia. Sì, anche questa volta ho visto Felipe Anderson non convinto per niente di quello che fa, ha cercato di puntare ma senza amore, senza cattiveria, senza voglia di... fatica anche a rientrare, a dare una mano ai compagni, penso che... Se n'è accorto anche Stefano Pioli, che non a caso ha richiamato più e più volte, anche incitando quasi il talento brasiliano, ha detto Felipe vai a tua, insomma, perché sono anche molto vicini a livello proprio di prossimità, di centimetri, ha cercato di invogliare alla corsa il suo numero 10. Sì, poi lui lo conosce talmente bene, sa quante potenzialità ha questo ragazzo, sa quanta voglia e anche quante cose potrebbe far cambiare con un qualche colpo dei suoi, ma lo vedo... poi straniato dal gioco, non attento e volonteroso di fare le cose in un certo, modo. Che sì. Insomma, decisivo fra l'altro anche in zona gol lo scorso anno con 10 reti, quest'anno ne ha realizzate solo 4 in campionato, ma è soprattutto il suo grande apporto in fase di uno contro uno nel liberare i compagni anche alla conclusione. Non si è mai visto oggi. Esatto. Non si è mai visto. Calcio di punizione per l'Udinese dal settore di sinistra, Ali Adnan, sarà lui a scodellare, anzi pardon, Marchigno, pallone svirgolato da Conco, ma c'è anche una segnalazione di D'Amato che richiama i giocatori per un fallo in attacco della formazione bianconera. Sì, non ho visto quale... No, Guardalini sicuramente non ha alzato la bandierina, penso sia stato un fallo... qualche trattenuta, esatto. Di troppo l'inquadrato Perizza, chissà, probabilmente lui. Danilo, Evangelista, Marchigno, Evangelista, retropassaggio per Ali Adnan, Pasquale, Iturra, ancora Ali Adnan, prova a salire l'Udinese, l'iracheno sciabola in profondità per Perizza, che ha provato di petto a mettere in movimento Evangelista senza riuscirvi. Adesso invece la Lazio che si proietta nella zona d'attacco con Cataldi, che ha allargato per Candreva, il cross sporcato, arriva Meret che anticipa Matri ed è un duello che prosegue, quello fra l'attaccante laziale e il portiere friulano, con un Lotito che ovviamente è tutt'altro che soddisfatto in tribuna. Ancora la Lazio, qui un po' di pasticcio fra la difesa bianconera e il portiere in uscita, non si sono intesi Felipe e Meret. Si deve stare attenta all'Udinese, perché tutto sommato sta facendo una buona gara difensiva, però ogni volta che la Lazio arriva lì, specialmente sugli esterni, in particolar modo dalla parte destra di Candreva, qualcosa viene fuori e spesso volentieri Matri si fa trovare al punto giusto. Adesso invece è Pasquale che svirgola clamorosamente il proprio tentativo di rilancio e regala il sesto corner alla squadra di casa. Formazione di Pioli, che ancora non ha effettuato cambi, mentre l'Udinese già ne ha cambiati due di pedine rispetto allo schieramento iniziale. La prima obtorto collo Felipe per Domizzi infortunato, e poi inizio ripresa Conè per Guilherme. Conco
apre per Felipe Anderson. Lo stop è elegante, vediamo, però non ha la reazione pronta a riprendersi il pallone. Intervento efficace di Ali Adnan. Milinkovic, Felipe Anderson in anticipo, netto Danilo, sembra un giocatore davvero svogliato Felipe Anderson. Sì, anche Milinkovic non gli ha dato una palla pulita, hai detto bene, però l'atteggiamento non è sicuramente positivo e io credo che Pioli conosca bene il giocatore, sa in che situazione è, e forse uno dei pensieri che ha anche cercare di dare una svolta a questa gara cambiando dei giocatori forse che non sono entrati mai veramente in partita. Si stanno scaldando tra gli altri, ma c'è grande movimento in panchina della Lazio, anche Onazi e Brafaid in un'alternanza comunque continua tra tutti gli elementi della panchina di Pioli. Scende Candreva sulla posizione di Conco, il tiro del laterale chiama ancora la gran parata a Meret e poi Danilo non ci pensa due volte mettendo direttamente in calcio d'angolo ancora il portiere friulano sugli scudi. Sì, poi ci sono quelle palle che ti rimbalzano, scivolano via, sono pericolosissime. Adesso la Lazio, oltre a provare sugli esterni, prova anche da fuori aria, l'unico modo. Calcio d'angolo per ora non sortisce effetto, anzi l'Udinese può proiettarsi in avanti in velocità con E per i tour anticipato. Biglia, ancora con E a frenare l'intervento del giocatore argentino, anche per Conè c'è gran voglia di mettere a disposizione della squadra le proprie qualità, tanto probabilmente un colpo al volto fortuito per Danilo, intervento di D'Amato a sincerarsi della situazione del brasiliano, mentre la Lazio adesso sta aumentando il giro del proprio gioco, i giri sempre più veloci, arriva anche un cartellino giallo per Ali Adnan per questo fallo ed è il primo giocatore ammonito della sfida. Ricordiamo che ci sono tre diffidati nell'Udinese, Insua, Marchigno e Fernandes. Il fallo su Candreva non lo so, a parte che questa non è una partita sicuramente cattiva, non so se questo era un fallo d'ammunizione, si è arrabbiato molto Ali Adnan. Eccolo qui il volto del 18enne Alex Meret, che sicuramente con le sue parate sta blindando questo 0-0 con la Lazio che cerca almeno con maggiore continuità in questo secondo tempo di assediare l'area di rigore bianconera. Il pallone di Biglia scavalca tutti e c'è anche un fallo da parte degli attaccanti della squadra di Pioli, punizione per l'Udinese. Sì, non riesce neanche nelle palle ferme a creare qualcosa di pericoloso. Lo fa soprattutto sotto l'aspetto del gioco, qualche volta ci riesce a dare la possibilità. Adesso qui vediamo una bellissima parata di no, sta facendo bene, perché comunque quelle poche volte che la Lazio arriva ci vuole la bravura di questo portiere, che sta facendo veramente una buona gara. Lo stop in corsa di Conè, vince anche un contrasto, un rimpallo e colpo di tacco con il quale mette in movimento Evangelista, Iturra in profondità però sbaglia completamente la mira del proprio pallone gettato in avanti, sia per Evangelista che lo stesso Conè, sarebbe stato impossibile. Sai Dario, questa è una partita sicuramente complicata per l'Udinese, perché viene a giocare contro una Lazio affamata, una Lazio cattiva, una Lazio che ha voglia di pulirsi di tutte queste negatività che c'è, però questa potrebbe essere la partita ideale per mettere ancora più in difficoltà una squadra che invece, facendo così, forse piano piano la Lazio acquista quella fiducia e quella sicurezza per poter alzare il baricentro e poter sviluppare le proprie azioni di gioco. Credo che le intenzioni di Colantuono potrebbero essere anche quelle di provare a vincerla in contropiede, provando con magari qualche lancio lungo improvviso, con sicuramente i giocatori veloci di cui può disporre Evangelista e Perizza soprattutto. In effetti la variazione tattica di poco fa di Colantuono è una sorta di 4-4-2 con Perizza punta centrale e Evangelista una sorta di trequartista di collegamento tra il centravanti e il resto della squadra. Sì, perché sennò dovrebbero abbassare troppo gli esterni e a quel punto lì sarebbe un problema. I tre centrali dovrebbero scalare, ci sono dei movimenti troppo complicati per rendere un pochettino più semplice i movimenti, i quattro giocatori dietro sono importanti. Candreva
Pallone che filtra, Matri anticipato da Danilo. Cataldi stoppa, poi Milinkovic mette giù la sfera, Iturra glielo strappa via e allora l'Udinese può ripartire affidandosi a Perizza che spalla la porta, cerca ovviamente di far salire tutti i compagni, spreca adesso in qualche modo Ali Adnan questo pallone, questa gestione con Colantuono che allarga le braccia visibilmente scontento per come sia stato giocato questo possesso, diciamo, palla. Diciamo che ha detto qualcosina a Adnan che per fortuna ancora non ha imparato l'italiano e quindi magari non ha compreso bene, insomma, l'arrabbiatura del suo allenatore. Si sta subendo troppo secondo me l'Udinese, non ha mai nelle corde la ripartenza cattiva e importante per andare a cercare di far male, ma sempre cercando le proprie punte e neanche poi accompagnandole tanto, perché non le sta accompagnando. In realtà l'ingresso di Koné questo in qualche modo dovrebbe portare, cioè avere un uomo di collegamento fra i reparti, fra l'attacco e la zona mediana del campo, ma per ora anche Koné è costretto a una gara di copertura, proprio perché c'è un Felipe Anderson molto avanzato sul quale Widmer è costretto in realtà a fare partita completamente difensiva. Milinkovic proprio per Felipe Anderson, va a chiudere Widmer, il cross di Anderson, non ci arriva Milinkovic che poi sbaglia anche l'opportunità del rimpallo con il pallone che carambola sui suoi piedi. Sì, non è riuscito a sfiorarla con la testa e poi se l'è ritrovata sui piedi, ma non era ancora atterrato e di conseguenza non è riuscito a dare, perché poi tutto sommato a forza di portarteli dentro, a forza di portarteli vicino all'area e qualche cosa viene fuori, perché tra la bravura individuale di qualche giocatore, Candreva oggi sta facendo molto bene secondo me, la partita può complicarsi, devono attaccarli alti come fanno adesso, non farli giocare, che non sono in una condizione di serenità per poter gestire la palla con tranquillità. Infatti ha fatto salire il proprio baricentro l'Udinese in questa circostanza andando ad attaccare subito i portatori di palla sulla tre quarti, costringendo all'errore Conco. La rimessa è di Pasquale, provano a farsi sentire i pochi tifosi laziali qui presenti all'Olimpico, davvero pochi, credo che a malapena arriviamo a 2000 spettatori in un Olimpico deserto. Candreva cerca di andare via a Felipe che ritorna in scivolata a fermare l'attaccante della nazionale. Ancora Candreva. Un intervento sul giocatore della Lazio, reclamano il fallo tifoseria ai giocatori, mentre va al tiro Radu, ribatte la schiena di Danilo e Felipe Anderson lascia che il pallone termini direttamente in calcio d'angolo. In realtà non era Candreva, era Matri che era finito a terra. Eccolo qui. La botta l'ha presa. Non c'era cattiveria, tra l'altro c'era il guardalinea a 3 metri, l'arbitro a 5, perciò insomma. Felipe Anderson, il cross, vanno in tre dell'Udinese a respingere, raccoglie dalla parte opposta Candreva. Biglia, contro traversone per Maurizio che però spinge Danilo nel momento dell'elevazione e interviene D'Amato a fermare il gioco e a far respirare la difesa friulana che sicuramente è sotto pressione dall'inizio del secondo tempo. Diventerà davvero un 4-4-2 adesso la formazione di Colantuono, perché saprà entrare Aguirre al posto di Evangelista che insomma non è proprio un attaccante puro, mentre Aguirre lo è, quindi l'indicazione è questa, si varia su un altro tipo di tattica. Ma anche perché d'altronde sennò non hai nessuno che ti riparte, nessuno che ti tiene la palla alta, che faccia respirare un po' la difesa, che gira e rigira, è già 60 minuti e passa che è sotto pressione, non continuamente ma abbastanza sotto pressione, perciò tenere la palla più alta vuol dire che devi avere più giocatori davanti, più attaccanti che si muovono e gestiscono bene il pallone nel momento che è in possesso palla l'Udinese. Con le assenze di Terò e Di Natale, Aguirre è stato preservato in questa partita di Coppa Italia per il prossimo impegno dell'Udinese contro il Torino. L'uruguaiano sicuramente giocatore di gran movimento, la partita di Evangelista non è di quelle memorabili. No, cioè, tanta buona volontà sicuramente. Sì, ma anche pochi palloni giocabili sono arrivati dalle sue parti. Quindi Ha lottato insieme a Perizza per quello che ha potuto fare, però non sono mai riusciti a prendere iniziativa, forse qualche volta qualche spunto nel primo tempo, ma niente di così importante.
Il fallo questa volta era di Milinkovic su Marchigno, non d'accordo i sostenitori biancocelesti che sono proprio da quella parte lì. L'Udinese viene in avanti con Perisa dentro l'area, chiama palla Aguirre, il pallone invece sull'esterno, il cross, il controllo in due che tempi, gol, ragazzi. C'è il gol dell'Udinese di Koné, non nuovo a giochi di prestigio come questo, arriva al 22esimo minuto la rete dell'Udinese. Perdonami Dario, mi è scappato questo, che bello, perché in effetti ha fatto un gesto tecnico fantastico, mi emozionano queste cose, guarda con che facilità e con che difficoltà ha aggiustato questo pallone, la palla sembrava anche troppo lungo, lui ha riuscito tutto al volo a trovare anche questa palla che scavalca completamente il portiere, che secondo me non ci può far niente. Applausi a un giocatore che di questi gol li ha sempre un po' fatti, qualche gol sì, strano, ci particolare. Ci ha abituato ad acrobazie straordinarie e questo è un gioco di prestigio vero e proprio, quasi da giocatore di beach soccer. Esatto, sì, perché a parte la buona tecnica e la buona coordinazione nel girarsi, nel stoppare una palla con le spalle verso la porta, nel prepararsela, un po' di fortuna forse ce la possiamo anche mettere, ma la fortuna te la devi cercare attraverso quello in cui credi e pensi di poter fare. E dunque l'Udinese nella prima proiezione offensiva di questo secondo tempo trova la rete del vantaggio, rete che dovrebbe dare sicuramente ulteriore vivacità all'incontro. Intanto Matri qui anticipato da Felipe, 1-0 per la squadra friulana. Cristiano. Sì, stavo seguendo Aguirre che è a terra più o meno intorno al cerchio di centrocampo, si sono già alzati i sanitari della formazione friulana, anche se per adesso insomma non ci sembrano essere ulteriori indicazioni preoccupanti. Il cross dell'attacco laziale non aggancia Felipe Anderson, va alla rincorsa del pallone Radu. Biglia, ovviamente adesso ha ancora più fretta la squadra di Pioli per cercare la via della rete, perché a questo punto le consentirebbe solo di impattare. Il punteggio risolve in qualche modo Koné e poi Iturra, ma non ce la fa Aguirre che non ce la fa. Si piega in due all'altezza della metà campo, con adesso i giocatori dell'Udinese che invocano il pallone fuori per consentire allo staff sanitario bianconero di entrare in campo. E c'è da dire che Colantuono i cambi li ha esauriti, dunque per Aguirre non c'è la possibilità di un cambio, fra l'altro è entrato da pochi minuti, esattamente 4 per l'esattezza, ha contribuito in fase di costruzione alla rete dell'Udinese, anzi reclamava il pallone con i propri compagni per avere un triangolo da Perizza, e qui rivediamo probabilmente il contatto decisivo. No, non è neanche partito, ha provato a scattare, a cercare la profondità per andare a prendere questa palla sulla fascia, ma proprio il movimento, credo che sia una botta, un movimento particolare sull'anca. Sì, il luogo in cui viene toccato, visitato e che sembra dolorante è proprio l'anca, difficile però capire ovviamente quale sia il motivo dell'infortunio. Cataldi prova la conclusione, Murato, il pallone arriva a Matri, il tiro e la rete, il pareggio della Lazio con l'Udinese in 10 al 25esimo minuto, è sempre lui dunque a risolvere ultimamente le situazioni più spinose per la formazione biancoceleste. Pareggio di Matri. Sì, è sempre lui, perché in effetti devo dire è quello più cattivo, si fa trovare sempre al punto giusto. Eccolo qua, ha piazzato una palla di sinistro, non era impossibile, però con la cattiveria e la voglia la Lazio è riuscita ad arrivare ancora una volta nell'area avversaria e poi nulla ha potuto Meret, no. Diciamo che sicuramente una situazione un po' di flipper lì al limite dell'area di rigore, un pallone sporco che è arrivato a Matri pronto a insaccarlo. È un po' quello che dicevamo, a forza di portartela in area non sempre ti può andare bene, e in questo caso il rimpallo non ha certamente favorito i difensori. Adesso si mette da una partita in discesa si mette in salita, perché hai un giocatore in meno, una Lazio che ha trovato il gol e di conseguenza trova anche un po' di entusiasmo, vediamo cosa viene fuori. Ancora a bordo campo Aguirre. Sì, si è lamentato molto con Antuono perché insomma c'è stato un giocatore della Lazio che non avrebbe buttato fuori il pallone per consentire insomma le cure a Aguirre, che sta per essere bendato con il taping. Ma a te. Candreva sull'out di destra, lo affronta Pasquale, Candreva contro Pasquale, una prima finta, una seconda, poi il tiro immediato, è proprio Pasquale a ribattere, ancora Candreva sul pallone. Questa volta lo affronta Marchigno mettendo la sfera in fallo laterale per la Lazio. Udinese sempre in 10 con l'uscita del campo di Aguirre, che è lì a farsi curare, ne ha saputo approfittare
la formazione biancoceleste per pareggiare il punteggio, punizione in realtà, perché l'arrivo di Marchigno è stato un pochino irruento su Candreva. Sì, Candreva se l'è preso con l'arbitro, con il guardaline, perché dice: ma tu sei un metro, non lo segnali? Ha tutte le ragioni. La punizione per la squadra biancoceleste con Biglia. Svetta Perizza che dà una mano ai compagni. Candreva si aggiusta con Biglia per questo scambio sul settore di destra, arriva quasi alla bandierina. Il cross morbido per Maurizio è troppo alto, intervento ancora di Perizza, anzi di Coné questa volta, a liberare l'area friulana. Felipe Anderson, troppo lungo ancora per Maurizio che era rimasto attardato. Non lo capiamo noi, ma secondo me non lo capisce neanche Pioli quello che vuole fare Felipe Anderson. Non prende mai iniziativa, non va mai nell'uno contro uno, che è una delle sue qualità. Cerca sempre questa palla dentro, a volte di qualità forte, tesa, a volte come questa, molto lenta. E a questo punto mi viene da supporre che lui, conscio del non avere le possibilità di fare l'uno contro uno, preferisce giocare. Sì, non c'è spiegazione, anche perché sennò no, non ce la fa mica. No, Aguirre ancora una volta ha provato questo scatto ed è arrivato in anticipo, ma eccolo qui che stringe i denti. Sarà difficile per l'uruguaiano portare a termine la gara se queste sono le condizioni. È difficile anche capire cosa gli sia successo, perché è un colpo, più che un colpo, forse uno stiramento sopra l'anca. Sì, qualche fascia muscolare in quella zona. Adesso, io colpi non ne ho visti. Un movimento. Anche perché ha iniziato a zuppicare da solo. Dai cenni, da quelli che posso aver capito io, tra il dottore e il massaggiatore dell'Udinese, sembra come se appunto fosse una sorta di dolore muscolare, un piccolo strappo, dai segni che hanno fatto. Anche se adesso c'è un conciliabolo con Antuono e il medico sociale della formazione friulana per verificare insomma le condizioni di Aguirre, soprattutto per non rischiarlo più di tanto, è meglio a quel punto evidentemente giocare con l'uomo in meno. Felipe Anderson prova adesso ad attaccare la profondità, ma preferisce l'assist su Matri, decentrato. Ancora Felipe Anderson, prova la triangolazione con Milinkovic, Murato. Felipe Anderson recupera, Radu. Matri temporeggia, alza lo sguardo. Radu, il cross immediato altissimo sul secondo palo. Colpo di testa all'indietro tentato da Ariadnan. Biglia allarga il gioco per Candreva, che prende bene la profondità, arriva sul fondo e viene bloccato da Pasquale. Ancora calcio d'angolo per la Lazio. E cambio anche per la Lazio, uscirà Felipe Anderson, dentro Mauri. Non avevo dubbi. C'è da dire che Candreva sulla destra sta facendo veramente chilometri, e non solo chilometri in quantità, ma anche qualità di palle buttate dentro, di tentativi, cercare di far qualcosa, cosa che non è riuscito a fare questo ragazzo dalla parte opposta. Direi abbastanza insufficiente la prestazione di Felipe Anderson per questo match, che è arrivato ormai alla mezz'ora del secondo tempo, 1-1 fra Lazio e Udinese. Vi ricordo, zona 11 post meridiem questa sera su Rai Sport 1, proprio alle 11, per affrontare le sorprese della Coppa Italia e il dopo partita di Milan-Sampdoria. Da Radu a Milinkovic, il pallone basso addosso al portiere, facilissimo il movimento dell'estremo difensore. Eccolo qui inquadrato Felipe Anderson, che si rende Aguirre, uscirà dal campo anche su precisa volontà di Stefano Colantuono, che non vuole rischiare ancora di più insomma la salute del suo ragazzo, perché evidentemente non è in grado di continuare la gara. Senza Di Natale, senza Terò contro il Torino, era lui l'indiziato per una maglia da titolare, tant'è che era stato risparmiato proprio per la prima parte di questo match, appena 4 minuti e poi l'infortunio, e adesso si arrende definitivamente. Dunque una sua partita che è durata 10 minuti appena, ma di questi 10 minuti buona parte li ha trascorsi a bordo campo. Adesso è abbastanza disperato e quasi rincuorato da tutto il gruppo bianconero, ma seguiamo Milinkovic che prova di destro a concludere dalla lunetta dell'area di rigore, senza fortuna e senza forza. Adesso secondo me la Lazio si sta centrando un po' troppo, sta andando a giocare dove l'Udinese preferisce. Centralmente gli spazi sono chiusi, le distanze tra i giocatori di reparto e le linee difensive
la linea difensiva e la linea di centrocampo fanno fatica a trovare quei meccanismi, devono aprire di più il gioco per trovare un pochettino di ampiezza. Matri, largo a sinistra, si propone Mauri al centro, pallone che scivola via, lo lascia scorrere anche Pasquale, recuperato da Candreva, il cross anche qui sul primo palo, Meret esce bene. Sì, Matri non dovrebbe fare quello che per generosità sta facendo, forse va bene così, insomma è importante che uno metta tutto quello che ha, però lui deve stare in mezzo, perché le palle arrivano da destra e da sinistra, si spera un po' più da sinistra, visto che da destra ne sono sempre arrivate. Maurizio in anticipo di testa, Cataldi in mezzo al campo, c'è il fallo del biancoceleste su Marchigno. E Iturra è pronto a battere, ma lascia la punizione a Pasquale. 4, ormai è un 4-4-1. Sì, sì, ti confermo, Dario, è così, perché indicazione che è arrivata proprio dalla panchina, perché all'uscita di Aguirre con Antuono ha chiamato i suoi giocatori, Danilo in particolare, gli ha detto da ora 4-4-1. Sì, occupare bene gli spazi, cercare di essere più compatti tra le linee e con qualche esterno, con anche qualche giocatore come Coné che è più fresco e che poi ha trovato quel gol meraviglioso, perciò ha molto più entusiasmo, cercare di ripartire, ma non vedo un Udinese convinta. Penso che questo risultato per l'Udinese va più che bene. Ricordiamo che se dovesse permanere il risultato di parità 1-1 si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, lo abbiamo già visto in più di una circostanza in questo turno di Coppa Italia. Milinkovic alle spalle di Iturra, ruba la palla al cileno, poi Mauri a gestire. Biglia. Maurizio. Sale il centrale brasiliano, si appoggia a Conco. È pronto per la profondità a Candreva, poi invece viene a prendersi il pallone. Ancora Biglia. C'è il solo Perizza dietro la linea, avanti alla linea della palla per quanto riguarda l'Udinese. Biglia, Cataldi, Biglia, Radu, si allarga Milinkovic, il cross quasi immediato per l'entrata di Conco e arriva il gol della Lazio. Bella il 2-1, il tap-in di Cataldi. Guarda, stavo dicendo che Cataldi e insieme a Biglia e a Candreva sono i giocatori che mi sono piaciuti di più e questo gol lo merita veramente, intanto per la generosità, per la voglia che ha di mettersi in evidenza e guarda come ha seguito questa azione. Conco va a svirgolare, a toccare, gran parata di Meret, ma ovviamente tutto facile per Cataldi che ha seguito l'azione, sembrato sì, in posizione irregolare. A me sì, specialmente quando la palla è stata toccata da Conco, era di mezzo metro avanti. Questa è la reazione, la rabbia di un po' di tutta la squadra per tutto quello che stanno vivendo. Significativo che comunque le due reti della Lazio siano arrivate entrambi con l'Udinese in inferiorità numerica. Sì, e questa è una constatazione vera. Oddio, anche in 11 mi dava l'impressione che più minuti passavano più la squadra si abbassasse troppo, però in effetti è una squadra che perdendo una punta davanti, l'idea tutta quella, per l'idea che aveva con l'Antuono di alzare la squadra attraverso le due punte, non è saltata completamente. 80esimo minuto del match, il 34esimo in realtà è il minuto del gol di Cataldi, Danilo Cataldi, poi ammonito da D'Amato per essersi tolto la maglia dopo la rete che vale il momentaneo 2-1 per la Lazio. Dubbi sulla posizione del giocatore nel momento in cui Conco è andato a deviare la propria conclusione. Adesso la parata di Meret dovrebbe averlo rimesso in gioco. Sì, sì, nel momento in cui Meret tocca la palla. Però Conco, quando ho toccato il pallone Conco, ho avuto la sensazione, mi prendo tutte le responsabilità di quello che dico. Fatto è che il punteggio adesso è 2-1 per la Lazio, che ha saputo dunque ribaltare nell'arco di 12 minuti lo svantaggio subito con Coné, autore di una straordinaria rete. Sale adesso l'Udinese, che ovviamente a questo punto dovrà scoprirsi per cercare di riequilibrare il punteggio. Felipe all'indietro per Meret. Ha niente più da perdere a questo punto, che poi ha detto bene, via, si deve cercare Sale Perizza, lo chiude Maurizio in calcio d'angolo, la rimessa per la squadra friulana. Pasquale,
Pasquale, ancora lì Adnan, il cross, intervento di Maurizio, con calma Biglia, poi Conco, che in realtà ha saputo far fruttare l'unica sua incursione offensiva di tutto questo match, anche se per vie centrali non a lui abituali e usuali. Candreva è l'uno contro uno con Felipe, il doppio passo, Candreva si accentra ma viene murato dalla difesa bianconera e poi Meret recupera. Non ci credo che Candreva non abbia visto Mate dall'altra parte. È perfetto, aveva tirato su di sé tutta la linea difensiva, aveva stretto anche l'esterno dalla parte opposta con Biglia che si buttava dentro e di conseguenza ha fatto stringere il terzino destro dell'Udinese, l'esterno destro dell'Udinese. Matri era completamente solo. Era pronto ad uscire Cataldi perché era già pronto anche il tabellone luminoso per far posto a Georgievic. Poi la sostituzione però dopo il gol del numero 32 è stata congelata. E ci credo. Colpo di testa adesso difensivo di Ött, c'è da dire che in realtà gol a parte la difesa biancoceleste non ha avuto un gran da fare. No, qualche volta ha dato l'impressione di non essere proprio tanto tranquilla e serena, però l'Udinese si è vista poco in fase offensiva. E non uscirà proprio Cataldi, esce Matri per far posto a Georgievic. E dunque un cambio assolutamente tattico, insomma, uomo su uomo per il reparto. Sì, in effetti devo dire, con questo gol cambia tutto il pensiero di Pioli. Forse prima pensava di affiancare Matri con Georgievic, adesso pensa a mantenere un assetto di compattezza, tanto gli spazi si creano di conseguenza al risultato. Biglia, Candreva va a prendersi lo spazio, lo affronta Felipe che lo ferma, la carambola, poi il brasiliano allontana, recupera ancora Biglia sulla tre quarti. Cataldi viene in soccorso del capitano biancoceleste, allarga per Candreva, tutta l'Udinese in copertura, Candreva accanto a lui con Copo, il retropassaggio per Biglia, ancora l'argentino a gestire, Candreva, non ha più fretta la Lazio adesso. È anche difficile per l'Udinese andare a riprendere la palla, ora però devono rischiare qualcosa, devono salire. E ci riescono togliendo il pallone a Milinkovic, certo non uno dei migliori, anzi direi forse dietro la Lavagna il giocatore serbo in questa partita. Io mi aspettavo molto di più, condivido il tuo pensiero, lo sottoscrivo perché da lui ci si aspetta molto di più, come mi aspettavo molto di più da Felipe Anderson, però insomma ho visto un grande Biglia per personalità, senza paura di prendere la palla, di gestire la situazione, di giocare sempre le cose, fare le cose semplici, come mi è piaciuto Cataldi e tanto anche Candreva. È un Matri sempre sveglio, attento nella fase conclusiva dell'azione. Il più pericoloso nel primo tempo e decisivo nell'occasione del pareggio al 25esimo. Lazio avanti di 2-1 quando mancano 6 minuti più recupero al termine della sfida. Milinkovic per Radu, adesso pensa anche un pochino a coprirsi la squadra di Pioli con Colantuono che invita i propri giocatori a salire, a cercare di aggredire il pallone. È difficile andare a prendere perché non tendono a salire tutti insieme quello di Udinese, perciò quando aggredisce uno, oltre ad avere un buon possesso di palla alla Lazio in questo momento, ha anche un nuovo giocatore in più, perciò fanno proprio fatica, o salgono tutti e vanno ad aggredire in questi 7-8 minuti quelli che rimangono, cambiano qualcosa, se no la partita è finita. Ed ecco il cambio, Georgievic per Matri che con il gol di questa sera diventa il miglior marcatore in casa Lazio, con 3 gol in campionato, 2 in Europa League e questo in Coppa Italia. 6 reti per l'attaccante arrivato in extremis nel mercato di agosto. È stato un buon acquisto perché 6 gol pesanti, importanti, anche quello di oggi ha dato il là a una rimonta. Poi devo dire che lui è sempre stato un attaccante d'area di quelli giusti, nel senso che si è sempre fatto trovare pronto in ogni circostanza, in ogni situazione che si è trovato, in qualsiasi squadra, perciò è un attaccante su cui puoi far conto. Leggero affaticamento intanto ci è stato detto per Klose poco prima del match, dunque il giocatore tedesco che era previsto in panchina ha lasciato lo stadio, dunque non è a disposizione di Pioli. Si gira bene Georgievic, lo ferma Danilo. Biglia, Milinkovic per Radu.
Candreva si è spostato sul settore di sinistra, prova ad affrontare Widmer, una serie di finte, poi l'assist al centro, colpo di testa di Felipe in anticipo su Djordjevic. Ho visto Pioli alzare le mani perché queste sono le palle che, i palloni che tu, su cui lavori per gli attaccanti, cioè devi sempre attaccare la palla, invece Djordjevic era dietro al difensore, ha aspettato che successe qualcosa, invece tu devi cercartela quella palla, il vero attaccante va a attaccarla. Non è, diciamo, ancora entrato in prima partita che l'attaccante serbo, ma pardon, Radu per Milinkovic. Maurizio, Colantuono strepita in panchina perché i propri giocatori vadano ad attaccare il portatore di palla. Sì, non c'è niente da coprire adesso, devi rischiare dietro il 3 contro 3, quello che capita, ma devi scalare in avanti perché sennò non... Il lancio di Ött per Candreva, mette giù un buon pallone, il laterale cerca di vincolarsi dalla presa di Widmer e c'è il fallo dello svizzero, ravvisato da D'Amato, punizione per la Lazio. Il tutto non fa altro che aiutare la squadra di Pioli a poter conservare questo preziosissimo vantaggio 2-1 in questo ottavo di finale di Coppa Italia. Se dovesse rimanere questo punteggio a fine partita, la Lazio ospiterà la Juventus nel quarto di finale previsto per ora sulla carta intorno al 20 gennaio, mentre in caso opposto dovesse l'Udinese ribaltare la situazione, sarà ospite a sua volta della Juventus nello stesso quarto di finale. La punizione del cross di Biglia, l'anticipo di testa di Danilo, l'intervento finale di D'Amato per segnalare una posizione irregolare. Fuori gioco probabilmente Mauri, che non è rientrato per tempo. Sì, è stato segnato col giusto tempo, non c'era molto di là, forse c'era appena qualcosina. Più grave probabilmente l'errore, sì, sul gol, sì, sì, te lo garantisco. Cataldi, che per l'assistente De Musolino. Candreva, pallone al centro, altruista qui Candreva, ha visto Djordjevic libero e ha voluto regalargli la palla del 3-1, niente da fare. Però devi puntare alla porta, devi mettere in condizione il difensore di venirti a chiudere, invece è stato indeciso. Se prendi velocità e vai verso la porta è gol, non può sbagliare una cosa del genere Candreva per la partita che ha fatto. Candreva ancora dopo lo scambio con Milinkovic, ma c'è anche qui una fuori posizione gioco. Di fuorigioco, e accade spesso che su questi angoli battuti corti chi va al terzo tocco finisca dietro la linea. Sì, infatti Pioli si è arrabbiato moltissimo, perché credo che molti allenatori fanno su questi particolari, ci spendono molto tempo, e Pioli è uno di quelli, perciò si arrabbia, sì. Saranno 3 minuti di recupero. Dunque, uno al termine dei tempi regolamentari, più 3 di recupero, ancora 4 giri di lancette per l'Udinese per cercare di pareggiare e trascinare la sfida ai supplementari, ma c'è la Lazio che controlla bene. È subito pronta a riprendersi il pallone a metà campo. Si è sfiduciata completamente l'Udinese, che forse non si rende conto che, male che vada, hai perso, perciò. Sì, bisogna dire che è stata sfortunata la squadra, sì, friulana, perché nel momento in cui si è trovata in vantaggio ha subito il pareggio con l'uomo in meno, e sempre con l'uomo in meno poi ha subito anche il 2-1, viziato appunto dalla posizione di fuorigioco di Cataldi. Dunque certamente gli episodi, al di là della gestione della gara, non sono stati felici per Colantuono. No, assolutamente no. Nel momento poi che adesso avrebbe bisogno dei due attaccanti e di tutto l'organico per cercare di riprendere una partita che tutto sommato l'aveva gestita anche abbastanza bene, e diventa tutto più complicato. Questo. Lancio di Biglia per Conco. Questo è un signor giocatore Biglia. Sì, un pallone veramente con il contagiri, sì. La velocità comunque di Conco è stata decisiva per raccogliere il pallone sulla bandierina, ma alla meglio la difesa friulana che prova a ripartire, ma blocca tutto Maurizio. Colpo di testa di Pasquale. Iturra, una palla avvelenata per Danilo, costretto al tackle, alla scivolata per impadronirsene, poi c'è il fallo di Radu su Widmer. È bravissimo Widmer, ha capito che stava arrivando, ha messo la gamba davanti per non... Adesso questo difensore laterale dell'Udinese si sono poggiate le attenzioni di tante squadre, non solo in Italia, squadre di
alta classifica, ma anche a livello europeo un atleta capace di fare molto bene entrambe le fasi, sia quella di copertura che quella offensiva. Esatto, esatto, un giocatore importantissimo per il modo che ha di stare in campo l'Udinese, sia da una parte Ali Adnan, anche Denilson, che tanto c'è il fuorigioco di Djordjevic. Certo. Lascia giocare D'Amato, che ha probabilmente visto il vantaggio per l'Udinese nella circostanza, e qui è Konkou in anticipo. Djordjevic cerca l'1-2 con Mauri, ancora intervento pulito di Ali Adnan in difesa. Ancora una volta dalla parte opposta ci sono due giocatori completamente liberi. Stanno sbagliando molto. Non so se per sufficienza, per sicuramente non hanno quella cattiveria per chiudere questa partita. E lì sicuramente Pioli si arrabbierà certamente. È pronto Felipe al lungo lancio, 1 minuto e 20 al termine del match. E tutti in avanti, lo vuole Colantuono. Non ha più nulla da perdere, del resto già dalla rete subita del 2-1 allontana senza pensarci due volte Milinkovic, dove c'è Meret ormai rimasto da solo. Non si fa prendere dal panico il portierino friulano, anticipato Widmer, mentre Radu, anzi Öt, getta il pallone in avanti direttamente in fallo laterale. Rimessa affidata a Widmer. E qui perde del tempo prezioso il difensore svizzero. Felipe. Sventagliata in avanti il tocco di Ali Adnan. Una sponda che non trova preparati i compagni di reparto. Si sta cercando di fare quello che può l'Udinese. Non ha poi tanta più energia e non riesce neanche a trovare quella tra virgolette confusione che potrebbe portare a un pareggio forse non troppo meritato, diciamo, dai, tutto sommato. Sembra essersi rassegnato, ormai siamo agli sgoccioli di questo rassegnato con Antuono, siamo agli sgoccioli di questo incontro. Scade ora il recupero concesso da D'Amato con il pallone sulla tre quarti friulana, va a recuperarlo Cataldi e arriva il triplice fischio del fischietto pugliese. Dunque la Lazio batte l'Udinese per 2-1, accede ai quarti di finale, ospiterà la Juventus intorno al 20 gennaio, dunque si va componendo pian piano questo tabellone con i quarti di finale, Spezia-Alessandria, Napoli-Inter e ora Lazio-Juventus in attesa dell'ultimo ottavo fra Milan e Sampdoria che raggiungeranno ovviamente il Carpi, squadra che ha